Allora, partiamo da Poggio Renatico. Come dice l'M3, abbiamo un rallentamento a 40 km/h. Rispettare quella prescrizione A, quindi rispettare con tutto il treno, per i primi viaggiatori. Quindi sfreniamo, posizionato, possiamo andare. Questo simulatore riproduce fedelmente il banco della Moto Squad, come potete vedere, tutte le sue funzioni, e viene utilizzato per l'addestramento nelle scuole di formazione. Ha un software proprietario che riproduce al 100% le movenze dei sistemi della macchina e dell'infrastruttura. Avviciniamo al segnale di fine rallentamento, ma dovremo assicurarci che tutto il treno superi la fine del rallentamento per ricominciare ad accelerare.
dei meteori del 1860, questo tra l'altro. Il segnale di avviso ha disposto a giallo verde lampeggiante simultaneo, quindi ci prendono già un itinerario da percorrere a 60 km per ora. E adesso, in asse al segnale, andremo ad effettuare il prericonoscimento. Senza codice. Siamo a San Pietro Casale. Possiamo fermarci. Siamo in un automatico, perché il elettrico sotto i 30 km per ora non ha più effetto. E siamo aperti, andiamo ad aprire le porte e siamo arrivati.